Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, Il Mondo di Jerry. In questo video sperimentiamo una bella carbonara alle 6 di mattina. Proviamo. Qui, piatti pulito, come si suol dire. Ora ci mettiamo bella spolverata di pepe e proviamo. Focus. Buona. Buonissima. Proviamola. Prova dell'assaggio. No, davvero mi è uscita molto bene. Il fatto che si raffredda più velocemente così, ma perché bisogna che l'uovo venga strapazzato, infatti, per evitare ogni eccesso. Ci hanno messo anche il colore del tuorlo. E con questo, questa è la mia carbo crema. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, lascia un commento, condividi, iscriviti al canale e grazie di seguirmi. A presto. Bye bye. A disposizione 100 grammi di pasta, 2 tuorli d'uovo e classico della carbonara, 80 grammi di pancetta. Lasciamo che il grasso o parte dell'olio fuoriesca. Intanto ho messo a bollire l'acqua. Per fare un'ottima carbocrema,
Ci sono molti video su YouTube, moltissimi. Personalmente io uso due tuorli d'uovo, i cui albumi li metterò da parte per preparare una buona, delicata torta al limone, 80 grammi di formaggio romano e 20 grammi di formaggio parmigiano. Proviamo. Ecco qui due tuorli a persona, nel mio caso sono solo qui adesso, massimo tre se vogliamo esagerare. 80 grammi abbondanti di formaggio romano e restanti formaggio parmigiano personalmente. Ora ci aggiungerò un po' di pepe, chi lo preferisce mettere adesso oppure alla fine, ma per i miei gusti io preferisco la fine. Intanto la pasta sta andando, la pancetta ha cacciato il suo olietto, ora dobbiamo soltanto aspettare. Ed eccoci qua. Pasta con l'olio in eccesso. Facciamo una bella mescolata. Così mescoliamo. Agitiamo molto bene. La temperatura si è abbassata, ottimo. Cerchiamo di abbassare, mescolarla. Ci vediamo tra un secondo. Focus. Buonissima. E con questa è la mia carbo crema. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, lascia un commento, condividi, iscriviti al canale e grazie di seguirmi. A presto.